Ed eccoci al castello di San Giorgio. C'è una linea comune, originaria, non è più dappertutto, che collega le mura mantovane, le linee di difesa, le cortine, che è il cordolo, spesso in marmo bianco. Per questa lettura, che è quasi un filo di Arianna, basta stare dove si conclude la scarpa degli edifici militari. E appunto questa fascia bianca che corre, zizzaga, segue e ci porta sino a quello che dovrebbe apparire un monumento cinquecentesco, che è l'appartamento grande di Castello, fatto edificare dal duca Guglielmo. Ma c'è una sorpresa. E cosa fecero i risparmiosissimi Gonzaga? Mantennero la parte base, che è quella della fortificazione più antica, appunto per edificare una residenza per l'allora modernissima. Ma qui c'è luogo più oscuro, più strategico, più difeso e anche più vulnerabile di Mantova, appunto il volto oscuro. Da qui nel 1630, il tragico 1630, entrarono gli Lanzichenecchi, direttamente dall'altra parte dei laghi, ovvero sostanzialmente da quello che oggi è Sparafucile, direttamente nella corte. Quando c'erano le mura, la corte gonzaghesca affondava i propri piedi nel lago, nelle acque sostanzialmente. E poi c'era questa lingua di terra, poi con arcate quattrocentesche, che è il ponte di San Giorgio. La vera porta era per l'appunto il volto oscuro, quella che permette di passare in fianco al castello di San Giorgio direttamente nella molto, molto più tarda piazza di Santa Barbara. Beh, qui con la corte si incrocia di tutto, oltre che il sottosopra delle residenze, le sale, i corridoi, le cantine, i soffitti. Qui si incrocia anche la difesa più antica, gonzaghesca, che ha come perno il castello di San Giorgio, progettato da Bartolino Plotti da Novara, lo stesso che costruisce il castello Estense a Ferrara, finanziato tra l'altro con un prestito gonzaghesco. Questo è una riduzione in scala, ma altrettanto grandioso e bello. E appunto qui c'è l'incrocio con quell'altra intuizione, che è quella dell'ingegnere militare che doveva stoppare le armi da fuoco, che è d'inizio 500. Possiamo vedere quel cordolo trasformato però in pietra, che procede addirittura sotto la cosiddetta loggia di Eleonora nella base, e procede ancora nella parete settentrionale della cavallerizza. Le mura continuano, ingerite completamente dalla reggia gonzaghesca. E i signori di Mantova, nell'allestire, riallestire, rivedere, correggere, unire e attraversare la corte, inventarono anche quel giardino, che è appunto il giardino del bastione, trasformando un elemento di difesa tipico dell'ingegneria militare, in un giardino sull'acqua. Poi ad un certo punto le mura diventano anche residenziali. Quando il palazzo diventa corte, quello che era il bastione di San Giorgio diventa il bastione del giardino o il giardino del bastione. Ecco che questa linea che sta sul lungo lago, ci sta la ciclopedonale, la gente passeggia, c'è ancora segnata qual era la marginatura della loro bastione e del loro giardino. E questi muri che ci portano quasi ad avvolgere l'appartamento grande di Castello e la cavallerizza. Mantova, ma difendersi da chi? Ma fino al Novecento, fino a quando non è stata rivista e corretta tutta l'impiantistica idraulica, si doveva difendere innanzitutto dalle acque. Ecco la differenza tra il muro quattrocentesco, la mura rinascimentale
è il muro idraulico. Mantova era piena, e se ne incontrano ancora, di questi corridoi, queste corsie per le paratie di legno e poi di metallo che chiudevano tutte le vie, tutte le porte a cui poteva avere accesso l'acqua del lago che andava e veniva. Il vero nemico è il vero amico di Mantova. Per intravedere le preesistenze delle difese murarie mantovane basta arrivare qui in Piazza Arche o Piazza dei Vigili del Fuoco e ammirare la Torre di Santa Locca, uno dei baluardi rimasti, coetanea di quella che viene definita per leggenda dall'Ottocento la rocchetta di sparafucile. Stiamo marciando verso Porto Catena e questo è uno dei luoghi nei quali si può ancora ammirare e apprezzare quello che era il cammino di ronda, perché appena all'interno delle mura c'era uno spazio, un intercapedine, dove veniva fatta manutenzione, c'era la possibilità di un'ulteriore difesa, c'era un distacco di rispetto circa le abitazioni. Oggi ci sono giardini, orti, da sbrigaroba, come si dice in dialetto, è un intercapedine salutare che ci permette ancora di vedere come i contrafforti in certi punti siano ancora intatti e paravano i colpi provenienti dall'esterno. E vanno a costituire una linea retta che contiene il porto della Catena. Il filo di Arianna del Cordolo ci insegue e noi possiamo inseguirlo. Lo possiamo rivedere stavolta non in marmo, ma in cotto, arrivare sino all'ingresso del porto della Catena. Il porto della Catena o Anconetta che vediamo oggi è una pozzanghera rispetto al passato, era molto più importante, molto più grande e aveva bisogno di queste protezioni attive perché era appunto un luogo commerciale primario. Tra l'altro qui c'era lo sbocco di molte mercanzie, oltre anche che di rifiuti, che era appunto il rio, che era quella vena d'acqua e quella vena d'acqua che attraversa ancora la città e ne descrive essenzialmente la seconda cerchia di crescita. Dai, quindi, non chiamiamoli ruderi, ma sono dei nobili mozziconi di quello che era integrato con Mantova, faceva Mantova, ha protetto Mantova per secoli. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, dietro le mie spalle inizia la zona di San Nicolò, altra zona fortificata, sino al segmento che aveva preceduto tutti questi, che è appunto l'area del Gradaro.